Io non volevo commentare i risultati elettorali, anche perché tutto sommato la coalizione di centro-sinistra ha vinto sia al Senato che alla Camera, certo non nella misura in cui era auspicabile e sperabile, ma comunque ha vinto, ha avuto i 340 seggi alla Camera, anzi ne ha avuto qualcuno di più, e al Senato è comunque la coalizione di maggioranza relativa. Per cui tutto sommato vedremo cosa succederà. Qualcuno si è permesso di irridermi dicendomi: questa volta cosa fai? Non li commenti i risultati? Allora io te li commento. E faccio però li commento con i numeri, che sono una cosa indiscutibile. Allora, nel 2008 la percentuale di votanti a favore del raggruppamento di PDL Lega era del 46,8% per totali di 345 seggi. Al Senato, nello stesso anno 2008, la vittoria fu permessa con un 47,3% di voti utili per ben 177 seggi. Avevate nell'insieme ben 522 rappresentanti in Parlamento. Avete fatto la fine che sapevamo. Ora voglio fare invece un parallelo alla situazione di oggi. La Camera precedente, 2008, avevate raggiunto il 46,8, come dicevamo, oggi siete al 29,6, avete perso 17 punti e mezzo percentuale. Al Senato avevate un 47,3 nel 2008, oggi siete a un miserrimo 30,7, avete perso altri 16 punti,6. Avete capito? E poi, e poi, e poi. Dai famosi, come dicevamo, 522 rappresentanti del 2008, oggi siete scesi abbastanza, rischiando di spaccarvi l'osso del collo, perché voi in questa maniera, francamente, è un precipitare. Avete raggiunto, fra tutte e due i rami del Parlamento, 238 rappresentanti contro 522. Se basta fare una somma e succede che voi da un'elezione all'altra vi siete lasciati per la strada ben 294 vostri rappresentanti, ai quali dovrete dare una mano, ne dovrete trovare qualche posto, magari di ferriere, magari che so, di raddrizzatore di banane storte, e avete voglia di ridere. Ma secondo me il vostro è un isterismo. Voi pensate di distogliere l'attenzione dal vostro tsunami, dalla vostra rovinosa partecipazione a queste elezioni, cercando di irridere e di spostare l'argomento sugli altri. State buoni. Voi state al vostro posto e noi stiamo al nostro. Vediamo poi cosa succederà.